Secondo match casalingo consecutivo per il Pergine che ospita nella partita valida per la sesta giornata il Caldaro. I padroni di casa si presentano all'ingaggio iniziale al gran completo, mentre sull'altro fronte gli altoatesini sono costretti a rinunciare a Belcastro e Tomaser. Entrambi i team arrivano all'appuntamento reduci da una sconfitta incassata nel turno precedente. Bastano solo 35 secondi per vivere la prima vera emozione della sfida. I padroni di casa possono usufruire immediatamente di un power play, sfruttandolo alla perfezione. Il disco passa da Pontus Morena a Troy Barnes, che fa male alla sua ex squadra. Vantaggio repentino dunque per i trentini, che si affidano all'ex di turno per superare i diretti avversari. Camin, coperto, non riesce ad intervenire su un disco non certo impossibile. Il Caldaro prova ad alzare il ritmo ma fatica a trovare spiragli e da allora è ancora il Pergine a sfiorare il gol. Disco da Lino De Toni al solito Barnes, questa volta Camin dice di no. Scampato il pericolo, gli ospiti reagiscono affidandosi a Donald Nichols, che fa tutto da solo centrando sulla conclusione una clamorosa traversa. La pressione dei Lucci porta i suoi frutti poco più tardi. Lucas Stauber riceve in buona posizione, si beve con facilità irrisoria gli avversari, deposita in fondo al sacco. All'8:41 il punteggio torna dunque in perfetta parità, con gli ospiti che si affidano a Lucas Stauber del Farm Team Val Pusteria. Passa poco più di un minuto e si assiste al sorpasso altoatesino firmato da Antti Hilden. Il Caldaro sfrutta a pieno l'uomo di movimento in più, facendo girare bene il pack in avanti da Nichols a Oberoch sino a Hilden, bravo nel trovare lo spiraglio giusto sotto la traversa. Nella seconda metà della frazione, ancora in power play, è questa volta il Pergine a provare a colpire. Il disco da Troy Barnes a Pontus Moren, che non angola a sufficienza permettendo l'intervento di gambale da parte di Camin. In avvio di secondo tempo ancora trentini sugli scudi. Manuel Accarino va a conquistare il disco in angolo, servendo alla perfezione Andrea Costantino, fermato dalla parata di Camin. Poco dopo però il Pergine subirà il terzo gol da Armin Ambach. Al 24esimo il Caldaro potrebbe portarsi a quota 4. Incursione centrale di Alex Frey, assist per Raphael Antergassen, fermato dalla grande parata di Commisso. Sull'altro fronte si concretizza la pronta risposta dei trentini che, in superiorità, si affidano ancora ad Andrea Costantino, nuovamente neutralizzato da Camin. Fioccano i pericoli dalle parti del goli del Caldaro. In questa circostanza Pontus Moren pesca sul secondo palo Troy Barnes, che non riesce a battere il portiere avversario da due passi. Proseguono le penalità in casa Caldaro ed il Pergine prova ancora ad approfittarne. Manuel Accarino suggerisce per Pontus Moren, che a tu per tu con Camin non indovina lo spiraglio giusto per insaccare. La pressione dei padroni di casa non porta ad alcun frutto, mentre sull'altro fronte, in finale di tempo, si torna a segnare. Il disco entrerebbe già al 38esimo, quando su tiro di Antti Hilden, Armin Ambach deposita in fondo al sacco senza che l'arbitro Massimo De Col se ne accorga. 50 secondi più tardi Patrick Jus mette tutti d'accordo. Il numero 75 riceve involontariamente da Felderer e va a battere Commisso con un tiro dalla distanza. Al 38:55 i Lucci si portano così a quota 4. Per Jus si tratta della seconda realizzazione nel corso di questo campionato. La seconda frazione si chiude poi con gli animi decisamente caglienti. Sulla sirena si scatena una rissa nel terzo difensivo del Pergine, che vedrà sanzionati Lucas Stauber e Benno Oppermeier per gli ospiti, Alberto Meneghini e Stefano Piva per i padroni di casa. Con Armin Ambach in panca dei puniti, i trentini riescono finalmente a sfruttare il power play al 43:11. Disco da Barnes a Fabio Rigoni, che con una botta dalla distanza fredda il portiere avversario. Fabio Rigoni quindi rilancia le quotazioni del Pergine, che ha ancora tutta la frazione per riuscire a riaprire la sfida. A metà tempo, in situazione di 5 contro 4, torna a farsi vedere anche il Caldaro. Scambio veloce tra Oberoch ed Ambach, con quest'ultimo che esalta i riflessi di Commisso.
È sempre un power play a portare il Pergine a 2 minuti dal termine ad una sola lunghezza dagli avversari. Il disco passa da Morena a Barnes, che non ha pietà di Camin. Al 58-10 il punteggio cambia ancora, grazie alla doppietta personale di Troy Barnes. Ora il Caldaro conduce 4-3. L'occasione per il pari capita ancora sulla stecca di Troy Barnes, che però questa volta non riesce ad insaccare. Finisce così 4-3 per il Caldaro, che smuove la sua classifica, mentre i trentini rimangono fermi al penultimo posto.